Andrea Anastasi, un terzo posto era l'obiettivo e l'obiettivo è stato centrato. Sì, assolutamente. Non è stato facile, è stato molto complicato se ci pensiamo, no? Per arrivare qua abbiamo dovuto tribolare sette camicie realmente, perché è stato un campionato molto equilibrato, abbiamo pochi punti di differenza con le nostre inseguitrici, sappiamo ovviamente che sono tutte squadre molto competitive, quindi non siamo rilassati, però è una bella cosa arrivare a terza. Quarto set hai cambiato di fatto tutta la squadra. Beh sì, noi bastava fare un punto per avere la certezza matematica del terzo posto e poi comunque volevo fare in modo anche di vedere gli altri ragazzi. È stata una bella cosa, perché hanno interpretato bene la partita, sono stati concentrati, non hanno sbagliato. Ancora una volta Bruno è entrato, ha orchestrato bene, è stato bravo, sono molto contento. Un avvio di partita difficile. Ma sai, quando arrivi da una sconfitta come quella che abbiamo subito noi in Champions League, ovviamente c'è un po' d'amarezza, un po', dico un po' perché è un eufemismo, c'è molta amarezza, però abbiamo reagito e questa è la cosa importante. È logico che la testa sia già adesso a mercoledì all'inizio dei playoff, però se ti chiedessi un bilancio su questa stagione regolare. Guarda, il mio grande dispiacere è la Champions League, ti dico in tutta onestà. Sulla stagione regolare il terzo posto è buonissimo, a mio modo di vedere, difficilissimo da raggiungere. Il grande rammarico in questo momento è la Champions, perché secondo me avevamo nel DNA nostro la possibilità di andare avanti e purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Ovviamente abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Questo è l'unico rammarico. Poi stiamo facendo un percorso, secondo me, buono. Adesso ovviamente ci sono i play-off. Come stanno Lucarelli e Scanferla? Lucarelli sta bene. Scanferla vediamo, perché ha avvertito un affaticamento muscolare, quindi ero un po' preoccupato, quindi vedi che l'ho tolto subito dalla difesa che c'è da scattare, poi alla fine ha preso anche una bomba sull'occhio, però era un po' così, no? Preoccupante la cosa per il discorso muscolare, però mi auguro che tutto rientri normalmente. Yuri Romanò, si chiude la stagione regolare, si chiude bene per Piacenza, mercoledì però c'è già un altro impegno di quelli che non si possono più sbagliare. Sì, sì, bene per oggi, adesso abbiamo poco tempo, quindi pensiamo subito da adesso alla sfida di mercoledì e adesso comunque è l'ultimo grande obiettivo che ci rimane, quindi daremo il massimo sin dalla prima partita contro Milano. Per quanto riguarda la partita di oggi, due set equilibrati, nel primo siete andati sotto, siete stati bravi a recuperare, nel secondo invece eravate avanti voi, poi andate avanti Modena, insomma siete arrivati più o meno spalla a spalla, poi è andata meglio Modena, poi dopo è stato, diciamo, Piacenza ha cambiato ritmo. Sì, dai, è una partita per noi serviva un po' per scrollarci di dosso tutto quello che avevamo da mercoledì e all'inizio si è visto un po' che c'erano dei rimasugli, però poi siamo stati bravi nel primo set a portarlo a casa. Il secondo, forse nella parte centrale, si poteva spingere un po' di più per poi andare via, però poi diciamo, ce lo siamo giocato punto a punto e sono stati più bravi loro. E poi siamo andati abbastanza tranquilli dal terzo in poi, comunque bene che abbiamo ripreso ritmo nel nostro campo, è quello che poi ci serve a mercoledì. A livello personale hai lasciato andare il braccio bene oggi, mi sembra, no? Sì, sì, no, beh, qualche partita che mi sento bene, quindi a livello personale sono soddisfatto di come sta andando, poi adesso arrivano i playoff, diciamo che è la parte che mi piace un po' di più giocare, quindi speriamo di continuare così. Ecco, affronterete da mercoledì, affronterete Milano, cosa ci puoi dire? Beh, è una squadra tosta, lo sappiamo bene noi per la Coppa Italia di quest'anno e poi se guardiamo l'anno scorso i quarti di playoff loro sono passati contro Perugia, quindi è una squadra che quando arrivano queste partite è bella tosta, lo sappiamo e quindi dovremo sin da subito, perché poi la prima ce l'abbiamo in casa, quindi è molto importante vincerla, quindi da subito, dalla prima palla, dal primo set dobbiamo andare a mille.